Il mondo del cinema ha saputo sorprenderci più volte con i suoi film e i suoi attori fuori dagli schemi. Alcuni di loro hanno lavorato e lavorano duramente per recitare al meglio la loro parte e soddisfare il loro pubblico. Ma non sempre riescono a portare a conclusione un film, perché molti, per alcuni motivi stupidissimi, sono costretti ad abbandonare una serie di film che potrebbe anche fruttargli molta fama e successo, e soldi ovviamente. Oggi andremo a vedere alcuni attori che hanno abbandonato il set a metà pellicola per motivi stupidi. Nativi americani in un ridicolo film. Nel 2015 uscì un film commedia sulla cultura western e tutti gli stereotipi che la raffiguravano, The Ridiculous Six. Fu scritto da Adam Sandler e Tim Herlihy. I due dovettero affrontare una situazione molto difficile, più di quelli con la critica che gli hanno dato voti bassissimi. Prima che uscisse, una dozzina di attori nativi americani abbandonarono il set perché ritenevano che il film fosse troppo stereotipato, esagerato con la satira e rappresentasse le donne in un modo molto degradante. Quando scoprì questa cosa, mi chiesi che pipa della pace si erano fumati questi qui. Il fatto che ci fosse scritto Ridiculous nel titolo aveva un motivo. Comunque sì, alla fine il film uscì senza troppi problemi. Anne Hathaway e i problemi intimi. Anne Hathaway doveva essere la protagonista di Molto incinta, commedia del 2007 che racconta la gravidanza indesiderata di una ragazza dopo aver avuto un rapporto non protetto. Sì, la storia di molti teenager. Quando l'attrice scoprì che doveva anche esserci la famosa scena del parto dove si vede la testa del neonato spuntare da una vagina che si dilata in maniera abbastanza scioccante, lasciò la parte al suo rimpiazzo, che divenne molto ricercata dopo quel film, Catherine Haig. La Hathaway disse che non voleva che qualcuno credesse fossero le sue parti intime quelle della controfigura e che la scena non era nemmeno necessaria. Al Pacino e le divergenze creative. Cattivissimo Me è un film d'animazione che ha sorprendentemente conquistato il pubblico, sia adulti che bambini. Il film è uscito nelle sale nel 2010 con un seguito chiamato Cattivissimo Me 2 nel 2013. In quest'ultimo, colui che doveva dare la voce al cattivo principale del film, Al Pacino, abbandonò il set dopo aver quasi concluso tutto il doppiaggio. Il motivo? Lui ha detto di aver avuto delle divergenze creative, ma in realtà, secondo alcuni rumor, le cose sono un po' diverse. Al Pacino non si trovava bene a doppiare il cattivo e ogni volta sembrava avesse qualche strana lamentela che non riguardava affatto il suo lavoro, come per esempio delle lampade con troppa luce nella stanza dove lavorava. Sono tutti rumor, quindi non possiamo dire che siano vere del tutto. Jean-Claude Van Damme e Predator. Nel 1987 uscì un film di successo chiamato Predator, che ancora oggi viene ricordato da moltissimi. Prima di diventare un attore conosciutissimo per i film d'azione, Jean-Claude Van Damme fu scelto per recitare la parte del Predator. In questo film, all'inizio sembrava volesse provarci, ma dopo solo i due giorni dall'inizio della produzione decise di andarsene. Perché? Beh, pensava di partecipare a un film d'azione dove avrebbe combattuto contro Arnold e compiuto azioni incredibili, non di dover passare metà film dentro una foresta. Un altro motivo riguardava il costume. Sembra che la prima versione fosse piena di difetti e addirittura dopo averla indossata la testa continuasse a muoversi da sola, ma l'attore che sostituì Jean-Claude Van Damme non aveva avuto nessun tipo di problema. Ma chi lo sa cos'è successo davvero? James Remar e Aliens. James Remar doveva recitare la parte di Hick nel film Alien, ma non fu possibile. Infatti lasciò il set durante la produzione per vari motivi. Cominciamo dicendo che era abbastanza disastroso per lui tenere in mano un fucile finto caricato a salve. Infatti sparò per sbaglio contro un muro molto sottile dove aprì un buco. Un'altra ragione è che Remar fu sorpreso a introdurre della droga sul set, ma ancora oggi non si è sicuri della veridicità dei fatti. L'attore comunque disse di aver lasciato il film per via di problemi familiari. Grazie per aver guardato il video, se vi è piaciuto cliccate mi piace e se volete una seconda parte arriviamo ai 20.000 like. Se non la volete, vabbè, ci abbiamo provato. Comunque sia, alla prossima!